To be or not to be. Essere o non essere, questo è il problema. Nessuna crisi d'identità. Ma i celebri versi dell'Amleto di Shakespeare ci aiutano a introdurre il tema di questo episodio. Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel making of della digitalizzazione del paese imparando a conoscere e riconoscere quanto lavoro e quanto valore ci sia dietro ogni click che compiamo e dietro ogni documento che abbiamo a portata di mouse. Oggi ci avviamo verso una nuova destinazione e per garantirci una navigazione sicura è necessario assicurarsi di avere tutto l'occorrente, a cominciare da quello che è un vero e proprio passaporto, l'identità digitale. Come il nostro passaporto fisico porta con sé le tracce delle nostre esperienze nel mondo reale, così la nostra identità digitale è un passaporto virtuale che conserva e riflette la nostra presenza nel vasto universo digitale. Ma non spoileriamo nulla, è ora di ripartire alla scoperta della digitalizzazione del paese. Questo è L'impresa è digitale, un viaggio nell'innovazione alla scoperta dell'Italia del futuro. Un podcast di Infocamere, in collaborazione con ADN Kronos. Fino a pochi anni fa, il concetto di identità digitale rappresentava un territorio inesplorato per la stragrande maggioranza delle persone. Il termine SPID, l'acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, è ormai parte integrante del nostro linguaggio, simboleggiando una tappa fondamentale nel nostro approccio all'identificazione e all'accesso ai servizi online. Le cifre più recenti fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale rivelano che sono state emesse oltre 38 milioni di identità digitali, sottolineando un radicale cambiamento, un mutamento accelerato anche dalla pandemia. Tuttavia, l'identità digitale non è semplicemente una questione di numeri. Essa si erge anche come uno dei trust services fondamentali nella gestione dei processi di lavoro delle imprese, ovvero quei servizi fiduciari forniti da autorità di certificazione qualificate, detti trust services provider o più semplicemente QTSP, che riguardano l'identificazione di un soggetto e o l'autenticità di un documento nell'ambito della sicurezza di una transazione elettronica. Come spiega Paolo Fiorenzani, responsabile della gestione servizi di identità e certificazione digitale di Infocamere. Le camere di commercio giocano un ruolo cruciale nei processi di semplificazione tra imprese e pubbliche amministrazioni. Cercano di rispondere alle esigenze reali, concrete di imprenditori professionisti, seguendo un percorso di accompagnamento allo sviluppo di impresa anche dal punto di vista della transizione digitale. L'Italia è stata uno tra i primi paesi dell'Unione Europea a offrire un servizio di identità digitale attraverso una collaborazione pubblico-privata con l'inclusione di Infocamere nell'elenco dei gestori di identità digitale SPID, i cosiddetti identity provider. Di fatto è stato abilitato il sistema camerale a rispondere a esigenze di gestione delle imprese, coinvolgendo i legali rappresentanti delle imprese, i titolari, altre figure decisionali. Ma non si tratta di un viaggio sempre tranquillo. Il cammino digitale dell'imprenditore è messo a rischio da crescenti minacce e la salvaguardia dell'identità digitale diventa imprescindibile. Questo kit digitale offerto dalle Camere di Commercio è un insieme di strumenti progettati per agevolare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale. Digitale e sicurezza sono due parole assolutamente inscindibili. Tutti questi strumenti di firma digitale hanno elevatissimi standard e livelli di sicurezza. L'universo digitale non è uno spazio popolato solo da imprese e professionisti, ma un ecosistema in cui siamo immersi tutti i giorni, anche da semplici cittadini. L'identità digitale messa a disposizione da Infocamere, quindi ID Infocamere, può emergere come uno strumento general purpose, quindi un unico strumento di identità digitale attraverso il quale è possibile
coprire tutte le esigenze tipiche della vita professionale, ma anche accedere a tutta una serie di funzionalità, come possono essere la verifica della posizione previdenziale, gli aspetti legati alla fiscalità online, le certificazioni anagrafiche, prenotazioni sanitarie, la vita della famiglia, dei figli, iscrizione a scuola, università e quanto altro. Quindi un'identità digitale che è un alleato pratico per le molteplici sfaccettature della vita quotidiana, sia essa professionale, lavorativa che personale. Sapere chi sono i nostri interlocutori e dar loro la possibilità di identificarci con certezza può sembrare un'ovvietà. Ma come stiamo imparando in questo viaggio, anche le cose più semplici in realtà non lo sono e richiedono il lavoro e l'impegno quotidiano di quelle realtà, come infocamere, che offrono soluzioni innovative per muoversi e operare nell'universo digitale. Gli italiani ne sono consapevoli. Siamo in grado di comprendere fino in fondo le opportunità che l'identità digitale offre a cittadini e imprese di fronte a una quotidianità sempre più tecnologica e digitale? Avremo modo di scoprirlo insieme. Il viaggio continua. L'impresa è digitale, un podcast di Infocamere, in collaborazione con ADN Kronos. Un viaggio nell'innovazione alla scoperta dell'Italia del futuro. Se desideri avere altri approfondimenti e aggiornamenti, puoi visitare il nostro sito infocamere.it.